Buongiorno ragazzi, oggi lunedì, no, che giorno è? Giovedì 19 gennaio, sono ancora a Sofia, nevica abbondantemente, certo nulla a che vedere con quanto è successo in Abruzzo, ma dove mi trovo? Mi trovo in un posto molto bello, chiaramente non per tutti, dipende un po' dalle inclinazioni, ma è anche un posto di memoria se vogliamo. Mi trovo al Museo dell'Arte Socialista di Sofia, che ti dà il benvenuto qui alle mie spalle, eccola, con questa bella stella rossa della libertà, che è una stella rossa come quelle che si trovano sulle guglie del Cremlino, e qui alle mie spalle, oltre all'ingresso lì dove ci sono dei quadri, qui alle mie spalle tutte quante le statue che sono state rimosse dopo la caduta del muro e quando effettivamente anche la Bulgaria uscì dal patto di Varsavia e quindi dall'essere una repubblica sorella dell'Unione Sovietica. Qui ci abbiamo subito un bel busto di zio. Continuiamo a passeggiare, c'è un altro bel busto, mezzo busto di Lenin da giovane col suo berretto, no? Questo mi ricorda molto il Lenin dell'arrivo alla Finlandskaja Voskal, quando lui era tornato appunto dalla Finlandia per instaurare il comunismo in Russia, quella che era la Russia zarista. Quelli sono due combattenti. Insomma, è pieno di statue, è molto bello e devo dire che con questa neve è ancora tutto più suggestivo. Lui è Zivkov, o forse Dimitrov, non so, che era il leader bulgaro, uno dei tre leader che si sono susseguiti in Bulgaria dall'instaurazione del Partito Unico e quindi dell'essere un paese immerso nella cultura del socialismo reale. E qui alle mie spalle questa mastodontica statua ancora di Lenin. Chiaramente anche qui non ci sono foto e mezzi busti, ovvero scusate, non ci sono statue o mezzi busti di Stalin, perché sappiamo che dopo la rimozione del culto alla personalità, il 20° congresso del Partito Comunista, se non sbaglio, Partito Comunista dell'Unione Sovietica, se non sbaglio nel 53 dopo la sua morte, o forse era nel 56, la rimozione del culto alla personalità, tutte quante le statue di Stalin sono state più o meno distrutte e non si possono vedere neanche a Mosca. In effetti ci sono però all'interno di quel palazzo che è il museo dei quadri di grande baffone, è vero. Proseguiamo ancora qui, un'altra bella testone di Lenin, lì abbiamo un Lenin riflessivo e qui abbiamo le donne contadine, le zappatrici, insomma è tutto molto bello e molto suggestivo, con la neve ancora di più. Saluti da Sofia, ciao!